Salve a tutti, io sono Maria e sono uno dei personaggi dell'Annunciazione di Leonardo da Vinci. E io sono l'Arcangelo Gabriele. Lo so che non somiglio molto alla ragazza del quadro. Va bene, mi sono tagliata un po' la frangetta, giusto per essere alla moda. Un giorno mi ero vestita con abiti eleganti, mi sono seduta davanti casa, davanti a un leggio, e tutto ad un tratto ecco arrivare l'angelo. Che paura! Mi sono spaventata tantissimo, è arrivato all'improvviso, guardate, ha ancora le ali aperte. Appena l'ho visto, bello come il sole, ho fermato con la mano destra le pagine del libro e ho alzato la mano sinistra in un gesto di accettazione. Del resto il messaggio che mi ha detto era davvero, davvero importante. Il volo è andato benissimo, era una bellissima giornata. Sono atterrato in un prato pieno di fiori, che anche se sono dipinti, sembrano veri. Lo scenario naturale che ha dipinto Leonardo è stato fatto nei minimi dettagli alla perfezione. Anche lo sfondo. Infatti, oltre il muretto, si vedono degli alberi e delle montagne che lui ha sfumato utilizzando la prospettiva aerea. Si tratta di un modo di rappresentare la profondità attraverso l'aria. Più le cose saranno lontane, più appariranno ai nostri occhi offuscate. Questa è la prospettiva aerea. L'Annunciazione avviene all'alba, nel giardino davanti casa mia. Un tipico palazzo rinascimentale. Leonardo, oltre alla prospettiva aerea, utilizza anche la prospettiva geometrica. Infatti, si vede dalla parete del palazzo che tutte le linee convergono in un punto di fuga. Inoltre, la porta aperta lascia intravedere la mia camera da letto. Il leggio è scolpito nel marmo. Leonardo rappresenta questo stupendo arredo copiato dal vero. È la base marmorea del leggio che poggia su un disco circolare girevole inscritto in un quadrato. La base di marmo, ornata con volute e motivi floreali, è immaginata come un sarcofago e ricorda le decorazioni scolpite da Verrocchio, maestro di Leonardo. Se volete vedere questo quadro, dovete andare a Firenze, alla Galleria degli Uffizi. Leonardo da Vinci ha dipinto questa tavola nel 1472. Ed è grande, 98 cm per 2,17 m. Ciao a tutti, ciao. Ci vediamo a Firenze.